Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi video dedicato alle creme mani. Io l'anno scorso avevo già fatto un video in cui vi facevo vedere tutte le mie creme mani perché ne ho tantissime, mi piacciono, possiamo dire che in un certo senso le colleziono e quindi vi avevo fatto vedere tutte quelle che ho. Però ovviamente nel corso del tempo ne sono arrivate delle altre che tengo tutte qua dentro e volevo farvi vedere anche queste perché quelle che vi avevo fatto vedere l'anno scorso più che altro sono delle creme mani abbastanza classiche. Invece queste hanno tutte una profumazione particolare, c'è quella al limone, c'è quella al cioccolato, c'è quella alla mela rossa, quindi ci sono diciamo delle profumazioni diverse, particolari e quindi volevo farvi vedere quelle che ho, ovviamente anche raccontandovi un po' come mi trovo proprio con la crema in sé. Io partirei da quella un po' più classica che è la crema mani al pepe rosa di Bottega Verde, eccola qui. Questa ha una profumazione che a me piace veramente tantissimo, è una buona profumazione che sulla mia pelle rimane molto delicata e ha una consistenza direi media, nel senso che non è né troppo leggera né troppo pesante, quindi sono quelle creme di consistenza media che magari vanno bene in una stagione appunto intermedia come l'autunno oppure la primavera. Non unge, ovviamente non unge, però voi usatene poco prodotto, non usate tantissima crema, perché quando si tratta di creme mani, spesso le persone mi dicono io non le uso perché mi ungono e mi danno fastidio, però se voi ne usate poca, vedrete che vi ungerà sicuramente molto meno, quindi mai esagerare con la quantità di prodotto, inoltre poi vi dura anche di più. Poi ho la crema mani alla mela rossa e ce l'ho in due versioni. Questa è quella di Yves Rocher ed era un'edizione, diciamo, limitata per il periodo di Natale. Io ne ho due perché una me l'ha regalata mia cugina a Natale, appunto, ed è quella da 30 ml formato viaggio. Quindi io questa me la porterò in vacanza, mi piace tantissimo e mi è utilissima. Siccome io non la conoscevo, però, quando mia cugina me l'ha regalata, ho cominciato ad usarla e mi è piaciuta. Allora sono andata a prendere anche quella in confezione più grande da 75 ml. Questa a me piace tantissimo e davvero ho voluto averne un'altra, diciamo un'altra confezione perché essendo un'edizione limitata non volevo poi rischiare di perderla. E mi piace veramente tanto perché ha una consistenza che è adatta per l'inverno, perché non è troppo leggera, quindi è una consistenza, diciamo, che va a idratare molto bene le mani. E inoltre ha questa profumazione di mela rossa che è veramente fantastica, quindi mi piace tantissimo. Una crema mani che invece va benissimo per l'estate perché è molto leggera e ha una profumazione di limone fantastica è questa qui di Essence. Questa era invece un'edizione limitata, era la collezione Essence che hanno fatto l'anno scorso dedicata all'Italia. C'è un video sul mio canale in cui vi facevo vedere tutti i prodotti e ve lo lascio o giù in info box o nelle schede, comunque ve lo lascio da qualche parte. E io avevo comprato appunto questa qui al limone in confezione mini, quindi anche qui parliamo di una confezione viaggio, però questa è buonissima perché è leggera, quindi va benissimo per l'estate, quando la secchezza delle mani comunque non è così importante come nella stagione invernale. Però ha questa profumazione di limone che è veramente fantastica, quindi se il profumo del limone vi piace, questa davvero è favolosa. Poi il profumo del limone fa proprio estate, secondo me, quindi è comunque una cosa che utilizzo molto volentieri. Un'altra crema nuova, perché io questa non la conoscevo assolutamente, è la crema all'olivo. Eccola qua. Questa me l'ha regalata mia zia per Natale e devo dire che mi è piaciuta tantissimo perché ha una buona consistenza e renderà la vostra pelle assolutamente morbida. Quindi è una di quelle creme che va proprio a idratare bene la pelle e a nutrire la pelle, perché comunque io quando ho utilizzato questa sentivo proprio la mia pelle più nutrita e più elastica. Quindi a me questa è piaciuta tantissimo. Ed è una crema comunque che io non avevo provato, non conoscevo, ha una profumazione diciamo abbastanza neutra, abbastanza normale, nel senso che non sa di olive, ecco, tanto per capirci, però è comunque delicata sulla pelle, quindi da provare assolutamente, però è più adatta nella stagione invernale perché non è così tanto leggera, quindi secondo me in estate magari appesantisce un po' troppo e invece in inverno è proprio adatta.
Poi questa è buonissima e sfiziosissima perché è la crema mani al cioccolato di Bottega Verde. Questa è proprio uno sfizio, nel senso che la pelle rimane morbida e idratata, quindi il suo lavoro lo fa. Però io l'ho presa per la profumazione, perché sa proprio tanto tanto di cioccolato. Quindi quando voi la mettete sulle mani, avete le mani che sanno di cioccolato. Quindi è una cosa golosa, gustosa, non lo so, a me ogni tanto piace metterla proprio per sentire il profumo del cioccolato. Quindi più che crema mani, come dire, da utilizzare per idratare la pelle, è una crema mani da utilizzare se avete voglia di sentire una profumazione buona sulle vostre mani. Anche se questo non significa che non idrati la pelle, perché in realtà fa il suo lavoro molto bene. Io con questa crema comunque ho avuto la pelle morbida per tutto l'inverno. Quindi va benissimo. Tenete presente che io le creme che vi sto facendo vedere le utilizzo tutte, perché io tutti i giorni mi metto la crema mani e tutti i giorni cambio il tipo di profumazione. Quindi me ne metto magari oggi questa al cioccolato, domani quella al pepe rosa. Quindi io le cambio sempre. Quindi sono creme mani sulle quali vi posso dire appunto qualcosa di più perché le utilizzo quotidianamente. Questa inoltre ha anche burro di cacao e miele, quindi oltre al cioccolato c'è anche il miele qua dentro e questa comunque io ve la consiglio proprio per il fatto che è golosa. Poi, sempre di Bottega Verde, vi faccio vedere la linea tipica natalizia che si trova sia all'interno del calendario dell'Avvento sia nei negozi. E sono queste tre tipologie di crema. Questa è la crema alle gocce di felicità e dentro c'è l'estratto di vaniglia. Quindi questa è una crema che sa di vaniglia ed è veramente un buon profumo. A livello di idratazione direi che è buona, anche se forse non è proprio la migliore che io ho utilizzato. Quindi a livello di idratazione questa sicuramente vi lascia le mani abbastanza morbide, ma se le avete proprio tanto tanto secche, io con questa mi sono trovata un po' meno bene, però se non avete le mani tanto secche, volete solo ammorbidirle un pochino, va benissimo perché poi la profumazione di vaniglia che ha è squisita. Poi ho la linea Bacio sotto il vischio, eccola qui. Questa mi è piaciuta tanto perché ha il vischio all'interno e la cannella, quindi sa di vischio e cannella. È una profumazione questa un pochino più forte. Quindi se non vi piacciono le profumazioni forti, forse questa non sarà magari quella che voi preferirete. Però è secondo me buona questa profumazione perché sotto le feste di Natale, vischio e cannella comunque a me faceva piacere sentirla sulla mia pelle come essenza. Quindi assolutamente se vi piace ve la consiglio. A livello di idratazione questa mi è piaciuta di più rispetto a quella alla vaniglia. E poi l'ultima di questa linea è Elisir dei Desideri e questa mi è piaciuta perché ha gli estratti di frutti di bosco. Questa anche mi è piaciuta tantissimo la profumazione perché sa appunto di frutti di bosco e mi è piaciuta anche perché in un contesto di pelle secca io ho utilizzato questa e mi sono trovata bene perché comunque ha ammorbidito tantissimo, quindi anche da quel punto di vista mi sono trovata bene. Poi vi faccio vedere sempre dei formati viaggio, quindi piccolini. Una è di Yves Rocher ed è al cocco. A me piace tantissimo il cocco. È una profumazione che mi è sempre piaciuta tanto, quindi io sono andata in negozio e anche se non mi serviva la crema mani, mi sono presa la crema al cocco proprio per sentire il profumo di cocco sulle mani. Quindi questa mi è piaciuta tantissimo, è molto oleosa, quindi come dire, è un pochino più spessa, un pochino più pesante e unge un po' di più. Quindi se avete le mani tanto secche va bene. Ma tenete presente che dovete usare poco prodotto perché secondo me questa unge un pochino di più. Almeno questo è quello che succede sulla mia pelle, perché poi ovviamente sappiamo che queste cose sono sempre soggettive perché dipende dal tipo di pelle che avete voi. Poi vi faccio vedere tre creme mani di Essence. Però Essence, quella che si scrive con la S finale, quindi non Essence, quella che piace tantissimo a me che si scrive con la CE finale, ma proprio Essence con la S finale. Ho fatto un video sui prodotti Essence che vi lascio nelle schede, così almeno vedete tutto quello che avevo preso. E queste sono tre creme che io avevo preso appunto in un'unica confezione. Questa è la crema mani al tè nero e melograno.
Questa ha una profumazione abbastanza buona, ma per me, per i miei gusti, è un pochino forte, quindi la utilizzo poco perché ha appunto questa profumazione un po' forte che non mi fa impazzire, però idrata bene la pelle ed è abbastanza unta questa, quindi usatene poca. Poi la crema Mani alla rosa, questa invece mi è piaciuta tantissimo perché profuma proprio di rosa, quindi questa mi piace tanto. Anche questa è abbastanza idratante, ma è meno unta rispetto all'altra, quindi questa penso che la utilizzerò anche in primavera. Poi, essendo alla rosa, in primavera va benissimo perché le rose sbocciano. E poi questa che è al gelsomino e al miele, eccola qua. Questa mi piace, ha un buon profumo, anche se rispetto alle altre profumazioni è molto molto più classica e molto più delicata, però anche questa idrata benissimo la pelle. Quindi, come vedete, vi ho fatto una recensione positiva di tutte le creme mani. Questo perché a me le creme mani piacciono tantissimo e con tutte mi trovo bene. Il trucco è saperle utilizzare nel periodo giusto. Quindi, quando avete le mani tanto secche, andare a scegliere una crema mani che sia un pochino più pesante a livello di consistenza, che sia magari anche un po' più unta perché va a nutrire molto meglio la vostra pelle. Quando invece volete semplicemente avere le mani un pochino morbide, un pochino profumate, quindi magari in primavera o in estate, andare a scegliere una crema che abbia una consistenza molto più leggera, quindi molto diversa e che ovviamente vada a fare un lavoro diverso sulla vostra pelle. Quindi alla fine io mi trovo quasi sempre bene con le creme mani perché le utilizzo in base all'esigenza della mia pelle di quel momento e soprattutto in base alla stagione. Quindi utilizzandole in questo modo direi che mi sono sempre trovata abbastanza bene con tutte. Bene ragazzi, fatemi sapere nei commenti se voi utilizzate le creme mani, se ne avete una di queste qui che io vi ho fatto vedere ed eventualmente quale. Io vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto e vi mando un bacio enorme.